situazione straordinaria. Poco fa all'ufficio postale di Vico Scassacolfi, un anziano signore impazziva vedendosi consegnare la nuova moneta, provocando una lite che ha coinvolto un grosso numero di persone. A quel punto si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Ha già avuto una telefonata. Suo nonno si è ricoverato. Una brancata reura si è imbrugiata. Sta al manicomio, stanza 23. Su giù e l'ha vista in sala nuda, con russo in faccia e tutta elettrizzata. Ma ha visto e non da niente si è calmata. Ha detto basta nonno, l'euro non è per me. L'euro, ma questo è lire e l'euro stanno imbriacando la gente, dici ma verità. L'euro, ma per conto a chi st'euro, una calcolatrice muove in campanale. Stamattina rinda posta, la gente diceva basta, neanche un pane a pasta, sapimmo giù a cattà. L'euro, ma questo è lire e l'euro, non sto capendo niente, a chi è voluterà. L'euro killer colpisce ancora. Ascoltiamo il nostro inviato. Ma sono capiccicato con mia moglie. Ha detto tu sti cose. E chi burà? Perciò, caro marito, è molto meglio. A fine mese non ti ridirà. Sì, sì. A questo punto mi sono spassariato. E a banca sono corruto a reclamare. Mi hanno risposto la colpa è dello Stato, che proprio a noi per prima andava va. L'euro, ma questo è lire e l'euro, stanno imbriacando la gente, dici ma verità. L'euro, ma per conto a chi st'euro, una calcolatrice muove in macamana. Stamattina prima festa, la civista rinda a posto, 20-30 capanzista si sono giuto a ribellà. L'euro, ma questo è lire e l'euro, non sto capendo niente, a chi è voluterà?